Siamo in Calabria, sull'Aspromonte, nella provincia di Reggio Calabria e a San Giovanni di Gerace. Oggi percorreremo il sentiero naturalistico della Scialata, risalendo il torrente Levadio fino a raggiungere la località Scialata. Eccoci al percorso naturalistico La Scialata. Naturalmente noi andiamo verso le cascate e dopo all'area picnic. Purtroppo anche qui c'è stata devastazione. Eravamo veramente un po' abbacchiati, però vedendo il Monte Lia di fronte, 864 metri, verde, e lì non era arrivato il fuoco e speravamo tanto che naturalmente non avesse toccato il fiume Levadio fino alla Scialata. E qui siamo al casello forestale degli operai AFOR, che tengono in manutenzione tutto il percorso dai ponticelli ai sentieri. E un grazie va a loro per lo spettacolo che poi vedremo. Si percorrono circa 2,5 km su questa serrata fino ad arrivare a un ampio parcheggio e da lì vicino c'è il ponte di San Francesco di Paola. Sorgente 2. Stanno le chiavi? Ah sì, qualcuno ci ha dato le chiavi per aprire e chiudere. E siamo arrivati sul ponte di San Francesco di Paola e alla cascata Fellare. Il sentiero continua a stare da quel versante. E da questo momento 3,5 km di vero piacere ed estasi. Ed ora ci avviciniamo alla cascata Fellare. E la cascata Fellare vista dall'alto. È la cascata Marasa. Bella qui, eh? E questa è la cascata Marasa vista dall'alto.
tenuto conto della siccità e degli incendi, la portata dell'acqua è veramente eccezionale. Figuriamoci quando c'è l'acqua, che cosa c'è qui. È meraviglioso. Ed ora verso la cascata del piccolo canyon. Lo spettacolo è meraviglioso, ragazzi. È veramente una scialata. È la cascata del piccolo canyon, vista dall'alto. La manutenzione viene effettuata dai lavoratori dell'AFOR. Naturalmente è sempre meglio passare una volta per il peso sopra al ponte, quindi per non creare problemi alla struttura. Spettacolo, è una scialata questo percorso, veramente. Dal verbo scialare significa godere alla grande.
filmato. Facciamo un bagno. Possiamo fare un bagno. No, la tua porta. E la cascata Scoglio, dove poco fa si sono bagnati. Ed eccoci quasi giunti all'area picnic, la scialata. E qui ci sono diverse fontane e l'acqua oligominerale Cannavarè. Sono i lavoratori dell'AFOR che tengono in manutenzione tutto il percorso e grazie a loro se noi possiamo soffrire di questo bene, una bellezza unica e stupenda. Dovete visitarla. E qui siamo sulla strada del ritorno, che è una serrata che poi diventa asfalto, è lunga circa 4,5 km per poi arrivare alle auto. Naturalmente si può percorrere con le auto fino alla zona picnic. Di fronte a noi il Monte Elia e purtroppo anche le zone completamente bruciate, arse. E sullo sfondo Marina di Gioiosa Ionica e il Mar Ionio. E con quest'ultima immagine un arrivederci alla prossima, è stata una giornata meravigliosa.